Animali dello zoo. Leone. Il leone, spesso soprannominato il re della savana, è un animale iconico per la sua maestosità e potenza. I maschi si distinguono facilmente grazie alla criniera, che può variare di colore dal marrone chiaro al nero scuro e che diventa più folta e scura con l'età. Le femmine, invece, sono più snelle, senza criniera, ma altrettanto forti e agili. I leoni vivono in branchi, una caratteristica unica tra i felini. In genere, le femmine si occupano della caccia, mentre i maschi proteggono il territorio. Con un ruggito che può essere udito fino a 8 km di distanza, i leoni segnano la loro presenza nel loro vasto territorio. Nonostante siano grandi e forti, i leoni possono dormire fino a 20 ore al giorno per conservare energie da usare durante le cacce notturne. Lo sapevi? Le loro abitudini di riposo sono fondamentali per la loro sopravvivenza nella calda savana africana. Elefante africano. Gli elefanti africani sono i giganti del regno animale, i più grandi mammiferi terrestri, capaci di pesare fino a 6.000 kg. Oltre alla loro imponente stazza, si distinguono per le grandi orecchie a forma di ventaglio, che utilizzano non solo per sentire meglio, ma anche per raffreddare il corpo durante le calde giornate. La loro caratteristica più impressionante, però, è senza dubbio la proboscide, un'appendice multifunzione che usano per afferrare oggetti, bere, comunicare e persino respirare. Vivono in gruppi familiari matriarcali, guidati dalla femmina più anziana, che conosce i migliori percorsi migratori e le fonti d'acqua. Gli elefanti sono noti per la loro straordinaria memoria, capace di ricordare percorsi e luoghi per anni. E, incredibilmente, gli elefanti possono comunicare con suoni così bassi da non essere percepibili dall'orecchio umano. Giraffa. La giraffa è il simbolo dell'eleganza nel regno animale, famosa per il suo lungo collo, che può raggiungere i 2 metri di lunghezza. Questo le permette di brucare le foglie degli alberi più alti, come quelli di acacia, una delle loro prelibatezze preferite. Nonostante la lunghezza del collo, la giraffa ha lo stesso numero di vertebre cervicali degli esseri umani, solo 7. Il loro mantello è decorato con macchie irregolari, che come le impronte digitali umane, sono uniche per ogni individuo. Sebbene il loro lungo collo sembri un vantaggio, può diventare uno svantaggio quando devono abbassarsi per bere. Le giraffe devono divaricare le gambe in modo goffo, rendendole vulnerabili ai predatori. Un'altra curiosità è che, nonostante siano sempre in movimento per nutrirsi, dormono solo 30 minuti al giorno e sempre in brevi intervalli. Zebra.
le zebre sono tra gli animali più riconoscibili del mondo grazie alle loro strisce bianche e nere, che fungono da un efficace sistema di mimetismo. Ogni zebra ha un disegno unico di strisce, come un vero e proprio codice a barre, che aiuta i membri del branco a riconoscersi e a confondersi agli occhi dei predatori. Vivono in grandi branchi nelle praterie africane e si muovono sempre insieme, facendo affidamento sulla forza del gruppo per proteggersi. Le zebre hanno un comportamento sociale complesso e sono sempre in allerta. Uno o più membri del gruppo sono incaricati di tenere d'occhio i predatori mentre gli altri si nutrono. Un fatto curioso è che il loro verso non è un nitrito come i cavalli, ma piuttosto somiglia a un abbaio. Tigre. La tigre, con il suo mantello arancione e le caratteristiche strisce nere, è uno dei predatori più temibili e affascinanti del mondo. Le sue strisce non servono solo come ornamento estetico, ma agiscono da camuffamento naturale nelle foreste dense in cui vive. Ogni tigre ha un disegno di strisce unico, che la rende inconfondibile. Predilige cacciare di notte e il suo comportamento solitario le permette di concentrarsi meglio sulla sua preda, che cattura con un balzo potente e con l'uso delle sue forti mascelle. Le tigri sono anche ottime nuotatrici e spesso si avventurano nei corsi d'acqua per cacciare o semplicemente per rinfrescarsi. Sapevi che una tigre può consumare fino a 30 kg di carne in un solo pasto? Pinguino imperatore. Il pinguino imperatore è una delle creature più resistenti del pianeta, capace di sopravvivere alle condizioni estreme dell'Antartide. Con il suo piumaggio nero e bianco e le caratteristiche macchie gialle intorno al collo, questo pinguino è perfettamente adattato a vivere nel freddo. Passa gran parte del suo tempo in acqua, dove si nutre di pesci, calamari e crostacei. I pinguini imperatori si distinguono per il loro straordinario spirito di gruppo. Durante l'inverno antartico, i maschi formano grandi cerchi per proteggersi dal freddo e covare l'uovo, mentre le femmine vanno in cerca di cibo. Le loro abilità subacquee sono incredibili, potendo immergersi fino a 500 metri di profondità per cercare cibo. Thank you.
gorilla. I gorilla sono tra i primati più intelligenti e possenti del mondo. Con il loro corpo robusto, le spalle larghe e le braccia forti, sono in grado di spostarsi agilmente tra le foreste dove vivono. I gorilla vivono in gruppi familiari guidati da un maschio dominante, conosciuto come Silverback, per via del colore argentato della schiena che appare con l'età. Questi animali sono vegetariani e si nutrono principalmente di foglie, frutta e piccoli insetti. Nonostante il loro aspetto possente e intimidatorio, i gorilla sono creature gentili e sociali. Hanno un linguaggio complesso di suoni, gesti e movimenti facciali per comunicare tra di loro, dimostrando empatia e affetto. Tra questi animali, quale ti ha sorpreso di più? Lascia il tuo commento qui sotto e facci sapere. Ippopotamo. Gli ippopotami, con il loro corpo massiccio e le fauci gigantesche, sono animali affascinanti e temibili. Nonostante il loro aspetto goffo e pesante, sono straordinariamente agili in acqua, dove trascorrono gran parte della giornata per rinfrescarsi e proteggere la loro pelle dal sole. Sebbene sembrino tranquilli, possono diventare estremamente aggressivi se si sentono minacciati e sono considerati tra gli animali più pericolosi dell'Africa. La loro alimentazione consiste prevalentemente di erba, che consumano durante la notte. Gli ippopotami comunicano attraverso una serie di suoni emessi sia sopra che sotto l'acqua, rendendo la loro comunicazione particolarmente unica. Panda. Il panda gigante è un simbolo di dolcezza e tranquillità, grazie al suo caratteristico manto bianco e nero e il comportamento pacato. Nonostante sia tecnicamente onnivoro, il panda si nutre quasi esclusivamente di bambù, che costituisce il 99% della sua dieta. Ogni giorno trascorre fino a 14 ore mangiando, per ottenere abbastanza energia dal bambù, che è una fonte di cibo povera di nutrienti. Sebbene possa sembrare un animale lento e pigro, il panda gigante è perfettamente adattato alla vita nelle foreste di bambù della Cina, dove trova il cibo di cui ha bisogno per sopravvivere. Rinoceronte. Il rinoceronte bianco è uno degli animali più imponenti e maestosi che popolano le savane africane. Con un peso che può superare le 2 tonnellate, il rinoceronte è dotato di 2 corna sul muso, che utilizza per difendersi dai predatori e per stabilire il dominio all'interno del gruppo. Nonostante la vista piuttosto debole, compensa con un olfatto e un udito eccezionali. I rinoceronti bianchi sono animali erbivori, che si nutrono principalmente di erba, trascorrendo gran parte della giornata a brucare. Purtroppo, sono una specie a rischio di estinzione a causa del bracconaggio per il loro corno, che è molto richiesto nel mercato nero. Coccodrillo. Il coccodrillo del Nilo è uno dei predatori più antichi e temibili del pianeta. Con un corpo allungato e potente, coperto da una pelle dura e squamosa e una mascella piena di denti affilati,
è perfettamente adattato per la caccia nei fiumi e laghi africani. Il coccodrillo è un predatore paziente. Può restare immobile per ore, aspettando che una preda si avvicini abbastanza da essere catturata in un balzo fulmineo. Una curiosità affascinante è che i coccodrilli possono rimanere sott'acqua per più di un'ora, grazie alla loro capacità di trattenere il respiro. Sono anche estremamente protettivi nei confronti dei loro piccoli, trasportandoli delicatamente in bocca quando nascono. Koala. Il koala, uno degli animali più amati al mondo, è un piccolo marsupiale che vive nelle foreste di eucalipto in Australia. Il suo aspetto peloso e il viso rotondo lo rendono particolarmente simpatico. Nonostante la sua fama di animale pigro, questa pigrizia è necessaria per risparmiare energia, dato che si nutre quasi esclusivamente di foglie di eucalipto, che sono poverissime di nutrienti. I koala trascorrono fino a 20 ore al giorno dormendo, appollaiati tra i rami degli alberi. Sono animali solitari e territoriali e comunicano tra loro attraverso suoni bassi e rimbombanti. Quale di questi animali ti ha affascinato di più? Ti piacerebbe vederli da vicino? Scrivilo nei commenti.